Buonasera a tutti, siamo al secondo incontro e secondo capitolo della Dei Verbum, che porta questo titolo, la trasmissione della divina rivelazione. Cominciamo anche qui con la lettura del primo paragrafo di questo capitolo della Dei Verbum. Dice così: Dio con somma benignità dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la rivelazione di Dio Altissimo, ordinò agli apostoli che l'Evangelo, prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona, venisse da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale. Fermiamoci su questo brano, anch'esso molto innovativo. Chiaro che la rivelazione si condensa, abbiamo detto, in diversi modi. Il primo modo di condensarsi è lo scritto. La tradizione orale e lo scritto sono in stretta relazione l'una con l'altra e vedremo come. Allora, da una persona, da una forte esperienza religiosa da cui si forma una comunità e un popolo, questo popolo trasmette quello che ha ricevuto. Come lo trasmette? Prima abbiamo fatto un accenno alla liturgia, e anch'essa è una trasmissione della rivelazione. Per esempio la celebrazione della Pasqua è una celebrazione che richiama costantemente il popolo, almeno da quando la Pasqua in Israele passerà da festa annuale e di carattere propiziatorio a una festa memoriale, cioè sull'evento salvifico, quello dell'Esodo, come abbiamo detto prima. Questa liturgia trasmette la rivelazione, cioè è narrata in dei testi, conosciuta e poi celebrata e trasmessa, proprio perché la rivelazione non è per un privilegio di un qualcuno, ma è una rivelazione per un progetto, quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè la rivelazione del mistero nascosto che viene lentamente rivelato da Dio nella storia. Ecco, allora, il testo ci dice che tutto quello che Dio ha rivelato e che ha trovato la pienezza in Gesù Cristo, Gesù vuole che gli apostoli lo trasmettano a tutte le genti. Ecco. Notiamo quello che la formazione dello scritto, bisogna che rifacciamo un po' un riferimento come si sono formati gli scritti nell'Antico e nel Nuovo Testamento, cioè lo scritto non è una dettatura, anche colui che è stato lo strumento attraverso il quale Dio si è rivelato, no, il profeta in maniera particolare, prima di tutto parla, non scrive. Sono quelli che scrivono direttamente, sono pochi. È l'annuncio, che qua l'annuncio viene ripreso da discepoli, viene ripreso da una comunità e poi lentamente messo per iscritto. Allora cosa succede? Che gli scritti sono tanti, sono vari. Allora ci sono gli scritti che ricordano quello che hanno fatto i padri, i giudici, quello che hanno fatto i re, sono soprattutto i libri storici. Poi ci sono i libri che rapportano la predicazione dei profeti, sono i libri profetici. E poi è l'insegnamento che è venuto dai saggi e che Israele ha riconosciuto come sapienza che viene da Dio e è incorporata nei suoi scritti. Ed è così che lentamente, prima l'aspetto orale e poi l'aspetto scritto, hanno trasmesso la rivelazione. E Israele lentamente prende consapevolezza, prende coscienza che questo che riceve è parola di Dio. C'è un bellissimo brano nel libro di Esdra, in cui Esdra raccoglie tutta la comunità, legge la scrittura, praticamente era il Pentateuco, dice, fece una lettura continua, e alla fine il popolo che risponde, Amen,
risponde amen. Questa è la nostra fede. Ecco, possiamo dire che il cammino attraverso il quale si è formato il libro fondamentale di Israele, ma anche per noi e anche per Gesù, il Pentateuco, la legge chiamata così in ebraico la Torah è l'insegnamento fondamentale, la legge è il risultato di un lungo cammino, cammino orale e poi scritto, che alla fine viene riconosciuto come parola di Dio. Dinanzi a questa proclamazione il popolo risponde amen, amen. Così è per il Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, e Gesù non ha scritto nulla, solo una volta nel Vangelo di Giovanni si dice che scrisse per terra, però Gesù aveva imparato a scrivere, notate questa parola che dico, aveva imparato a scrivere. Perché in quanto uomo Gesù ha fatto il cammino veramente umano, forse a Nazareth, non abbiamo testimonianze evidentemente, ma i ragazzi andavano ad apprendere a scrivere, quelli che volevano, quelli che si mostravano più svegli, diciamo così, dove? Nella sinagoga. E nella sinagoga, il capo della sinagoga, il rabbino, insegnava a leggere, insegnava a scrivere. Gesù ha imparato lì, e lì ha conosciuto la lettura della legge, la lettura dei profeti, no? Lo vediamo nei Vangeli, soprattutto il Vangelo sinottico, quando nella sinagoga lui prende il rotolo e legge e spiega, no? Vedete che c'è una realtà che viene proclamata nella sinagoga e che viene riconosciuta come parola di Dio, che è data a tutto il popolo. Certamente ci sono i rabbini che la interpretano, la spiegano, ne fanno partecipazione al popolo, ma è una realtà che è per tutto il popolo. Così viene trasmessa la rivelazione. Vedete che è un fatto di concatenamento tra l'aspetto orale e l'aspetto scritto. Allora, dicevo, questo è avvenuto anche per il Vangelo. Gesù non ha scritto nulla, ha parlato. Gli apostoli, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, ormai ricordano quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto, e lo ricordano evidentemente con una comprensione nuova, quella comprensione nuova che viene dalla morte e dalla risurrezione di Gesù. E quindi quando fanno l'annuncio, il primo aspetto della predicazione degli apostoli non è stato tanto quello di predicare gli insegnamenti di Gesù, ma il primo annuncio è stato quello che, con un termine tecnico usato dai Vangeli, è il kerima, cioè annuncio. Qual è l'annuncio fondamentale? Che Dio vuole salvarci, che ci ha mandato la salvezza per mezzo di Gesù, per mezzo della sua morte e risurrezione. Cioè capiscono che la vera salvezza non sono le salvezze contingenti della storia. Tante salvezze ci sono dalla storia, usiamo anche noi tante volte questa espressione, mi sono salvato. In un incidente tutti muoiono, uno si salva, poi lui racconta e dice io mi sono salvato. Oppure da una malattia alcuni sono morti, la stessa malattia uno dice io mi sono salvato. È vero, è giusto, si è salvato, ma sono salvezze contingenti. Ma la vera salvezza qual è? La vera salvezza è la vita, è la vita. Già l'Antico Testamento dice che Dio è, usiamo la parola greca, filo bios, filo, amante della vita, amante, Dio vuole la vita. E dice anche che quello che Dio ha creato non lo distrugge, e se Dio già ha creato non distrugge la nostra vita. E la morte e la risurrezione di Gesù fa capire proprio questo, che Dio è il Dio della vita. Vuol farci capire che Gesù è venuto a portarci la salvezza vera, la salvezza che viene dalla sua morte e risurrezione. E quindi gli apostoli, dopo l'esperienza del Gesù risorto, comprendono meglio quello che Gesù aveva insegnato prima. Aveva insegnato in tanti modi, prima di tutto il regno di Dio, il resto viene dopo. Che vale all'uomo accaparrare tanti possedimenti e poi perdere la sua vita? Ricordate la parabola del ricco, adesso tutto, ho messo tutto da parte, ho fatto nuovi magazzini, e nella parabola quella notte Dio gli dice stolto, adesso morirai. Che ne fai di tutto quello che hai accumulato? Cioè, gli apostoli capiscono meglio, anche in realtà Israele, capiscono meglio che cosa? Che Israele aspettava un Messia, anche gli apostoli, leggendo i Vangeli, soprattutto i sinottici, ma anche Giovanni,
Nei Vangeli sinottici gli apostoli fanno delle figure magre, proprio brutte, brutte, brutte. Perché? Perché non vanno al di là di un palmo del loro naso, perché respirano l'ambiente del tempo. Quando Gesù annuncia che andrà a Gerusalemme e sarà preso, il figlio dell'uomo sarà messo in mano ai pagani, sarà messo a morte, ma il terzo giorno risorgerà, Pietro subito dice, maestro, che dice? Dice, Marco usa una parola, addirittura Pietro rimproverò Gesù. Dice, questo non deve accadere. E Gesù a sua volta rimprovera Pietro, gli dice, via, lontano da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro aveva una visione molto terrena, mondana della missione di Gesù. Così la seconda volta, quando lo stesso Gesù annuncia, dopo che ha deciso di andare a Gerusalemme, perché a Gerusalemme è l'impatto fondamentale no, di Gesù con le autorità chi erano? Il Sinedrio, i capi, gli anziani, no, erano gli scribi, i dotti, erano i sadducei, i sacerdoti del Tempio, i farisei che detenevano in mano la mentalità religiosa della gente. Gesù va a Gerusalemme, già si era scontrato così in Galilea, ma decide di andare a Gerusalemme e annuncia che sarà preso. E durante il cammino che succede? Succede che tra di loro i discepoli, dicono tutti e tre i Vangeli sinottici, discutevano chi tra di loro sarebbe stato il più grande. Aspiravano quindi a un potere nel regno che Gesù avrebbe costituito, un regno mondano. E ancora la terzo momento, i discepoli, i sinottici mettono in evidenza che proprio mentre stava per arrivare a Gerusalemme, i due figli di Zebedeo, Matteo dice insieme alla madre, vanno da Gesù a chiedere una cosa, dobbiamo dirti in segreto perché evidentemente avevano paura delle avversità degli altri, in segreto una cosa, quando istituirai il tuo regno, di che questi miei due figli stiano uno alla tua destra e uno alla sua sinistra, capite il significato, cioè cosa volevano, pensavano. Scherziamo un po', uno voleva diventare ministro degli interni e un altro ministro degli esteri, non avevano capito. E Gesù con una bella intuizione non li respinge, gli dice, ma non sapete quello che chiedete. Volete bere il calice che io sto per bere? Per bere? Volete essere battezzati col battesimo in cui io sarò immerso? Loro subito, sì, noi condividiamo tutto. E Gesù dice, certo, so la vostra generosità e condividerete, però sedere alla mia destra, no, è cosa che spetta al Padre, a destra e alla sinistra, al Padre. Vedete come Gesù prepara, e nonostante tutto non avevano capito. Quando è che gli apostoli capiscono veramente Gesù? Dopo l'esperienza della sua morte e risurrezione. Allora capiscono che Gesù è il vivente, Gesù è il risorto, che Gesù siede alla destra di Dio, un'espressione simbolica che significa sedere alla destra di Dio. Significa che è il Signore della vita, come Dio è il Signore della vita, che è colui che ha dato la vita e può dare la vita. Capisce che Gesù è il senso più profondo della salvezza e della risurrezione. Ecco, allora voi capite che gli apostoli prima di tutto annunciano il che, questo annunciano la salvezza. Sono i discorsi di Pietro che troviamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, incentrati su questo. Ma poi dopo cosa succede? Succede che quando si forma la comunità cristiana, quando dopo l'annuncio che Gesù è il Salvatore, che è il Cristo è il Signore, notate queste due espressioni molto significative, dire che Gesù è il Cristo. Nella mentalità del tempo il Cristo, il Messia, cioè veniva alla fine del tempo. Quello che contava per il momento era la legge, osservare la legge. E invece questo gruppo che crede alla predicazione degli Apostoli dice che il Messia è venuto. Non era possibile, è venuto. Non solo che è venuto, ma che è un crocifisso. E che evidentemente è un assurdo, perché il crocifisso non salva nessuno, e questi invece dicono la salvezza viene da colui che è stato crocifisso. Voi l'avete crocifisso, ma il Padre lo ha risuscitato e lo ha costituito, dice San Pietro il giorno di Pentecoste, lo ha costituito Cristo, Messia, l'Unto, il Salvatore e Signore. Signore era il titolo che si dava a Dio, Adonai, in ebraico Adonai, è il Signore, in greco Kyrios, l'unico è il Signore,
quando noi diciamo tu sei il Cristo, tu sei il Signore, diciamo la nostra fede, diciamo l'identità di Gesù, capite? Allora torniamo alla trasmissione della rivelazione. È questa esperienza che è vissuta dagli apostoli, trasmessa alla comunità cristiana. Nella comunità cristiana poi, quando si accolga questa fede, che è il centro, anche per noi il centro è questo: Gesù il Messia, il Salvatore, Gesù il Signore, l'unico è il Signore, questa è la nostra fede. E quando abbiamo capito questo, il resto viene dopo vengono: ma che ha detto Gesù? Cosa ha insegnato Gesù? Come si è comportato Gesù? Ed ecco allora che si comincia a raccogliere quello che Gesù aveva detto e fatto. Allora si cominciano a raccogliere, per esempio, le parabole, si cominciano a raccogliere l'insegnamento di Gesù. Pensate al discorso della montagna nel Vangelo di Matteo, capitoli 5, 6 e 7, che invece Luca chiama il discorso della pianura in mezzo alla gente, il capitolo 6 anche in Luca. Ecco, allora vedete che raccolgono quello che Gesù aveva detto, aveva insegnato, raccolgono i battibecchi di Gesù con gli scribi, in maniera particolare con i farisei. Pensate per esempio allo scontro sul sabato per i farisei non si poteva muovere un dito, non si poteva alzare un peso, non si poteva preparare da mangiare, e Gesù invece dice: ma il sabato è per l'uomo, non perché l'uomo sia schiavo del sabato. E dirà ai farisei: avete imposto pesi che voi non portate neppure con un dito. Pensate a tutto il sistema di legalizzazione tra il puro e l'impuro, no? Che non c'entra niente nell'ambito della sessualità. Puro e impuro significa dire toccare le cose che erano considerate impure, per esempio i cibi, carne di maiale, la lepra, come si chiama quello che sta nelle foreste, il cinghiale, non è carne che non si può mangiare. È come toccare, entrare in casa dei pagani, non era possibile, rendevi impuro. E se tu tornavi a casa, eri stato al mercato e avevi incontrato peccatori, pubblicani, pagani, diventavi impuro, perché si attaccava all'impurità. Tornavi a casa, dovevi dire: ah, io non sono come quelli, io sono membro di Israele, io sono parte del popolo eletto. Allora faceva le abluzioni, le mani fino ai gomiti, per dire a se stesso: io non sono come quelli. E Gesù che invece dice: ma l'impurità non è da queste cose, non è da quello che tu hai contatti o da quello che mangi. Pure l'impuro viene dal cuore, dirà Gesù, è dal cuore che vengono tutte le impurità. Omicidi, soprusi, furti, prostituzione, soprusi, eccetera, così. È dal cuore che viene la impurità, è da dentro che viene l'impurità. Allora coltivate il cuore, non preoccupatevi di queste cose legalistiche. Ecco, vedete, riaccolgono l'insegnamento di Gesù. È una comunità che si va distinguendo, e si va distinguendo perché crede che Gesù è il Messia, il Salvatore, perché crede che Gesù è il Signore, e nella vita comincia ad applicare quello che è stato l'insegnamento di Gesù, secondo le diverse espressioni dell'insegnamento di Gesù. Ricordano i miracoli compiuti da Gesù, i miracoli che sono segno della presenza di Dio, sono segno di una tensione escatologica. Gesù mica guarisce tutti i ciechi del tempo, ma guarisce il cieco o due ciechi, dice Matteo, no? Luca dice a Gerico, Matteo dice in un'altra, dice che sono due a Gerico, Giovanni dice che uno a Gerusalemme. Vedete che anche nel raccontare evidentemente colgono aspetti diversi. Però Gesù perché lo fa? Per dire che lui è la luce, io sono la luce. Giovanni in maniera particolare mette in evidenza questo, moltiplica il pane, ma per dire che c'è un altro pane, il pane della vita. Allora voi vedete che nella comunità cristiana c'è un centro. Qual è il centro? Qual è il centro? La celebrazione della morte e della risurrezione di Gesù, cioè l'Eucaristia. Quello è il centro.
quello è proclamare che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Dio, è il Figlio di Dio, che è il Signore. Questo è il centro. Voi capite? Allora la trasmissione avviene attraverso queste realtà e i cristiani capiscono che quello che ha compiuto Gesù era il compimento di quello che tutti gli ebrei celebravano a Pasqua. La cena pasquale, magari i cristiani facevano prima la cena pasquale con l'agnello, i panni azimi, le erbe amare, e poi magari celebravano la cena pasquale di Gesù, cioè col pane azimo la morte e il vino, la morte e la risurrezione di Gesù, e la celebravano ogni settimana, perché Gesù si è mostrato vivo il primo giorno dopo il sabato. Primo giorno dopo il sabato, già nell'Apocalisse, questo primo giorno dopo il sabato, perché gli ebrei contavano 6 giorni, poi uno Shabbat, sabato, poi ricominciava primo, secondo e terzo. Primo giorno dopo il sabato, nel libro dell'Apocalisse, come è chiamato? Domenica, emera kiriakè in greco, è il giorno del Signore. Quindi quel giorno è il giorno in cui si celebra Gesù risorto, è la Pasqua settimanale. Voi capite? Questa liturgia, questo ritrovarsi insieme, trasmette la rivelazione, cioè trasmette la storia, il modo con cui Dio, attraverso Gesù, si è fatto conoscere come il Dio che salva. Ecco, vedete, parlare di trasmissione è un aspetto molto complesso, non è soltanto trasmettere uno scritto. Lo scritto viene dopo. Prima c'è una trasmissione orale, poi si raccolgono gli insegnamenti di Gesù. Non dimentichiamo che già c'era tutta la trasmissione dello scritto dell'Antico Testamento, cioè, come abbiamo detto la volta scorsa, la Torah, la legge, cioè i profeti, i Nevi'im, e gli scritti sapienziali, i Ketuvim, no? C'erano questi scritti. Già quella era la tradizione a cui si innesta Gesù, anche perché Gesù ha detto: io non sono venuto a togliere nulla, ma sono venuto a portare a compimento della legge, cioè dell'Antico Testamento. Non cadrà uno iota, nemmeno la lettera più piccola, dice Gesù. Sono venuto per portare a compimento. E i cristiani cominciano, quelli che si riuniscono al nome di Gesù, a capire questo, che l'Antico Testamento era una preparazione alla pienezza, cioè a Gesù, al Nuovo Testamento. Ed è così che lentamente si comincia a scrivere. Si comincia a scrivere. Il primo a scrivere non sono quelli che scrivono i Vangeli, gli evangelisti, ma è San Paolo. È San Paolo che prende questa tradizione orale. Guardiamo cosa dice San Paolo. Vi leggo un breve brano. Nella lettera ai Galati, Paolo dice che sono stato da Cefa, cioè da Pietro. Lettera ai Galati. Dice così: andai a Gerusalemme per consultare Cefa. Ricordate che Cefa è il nome che Gesù ha dato a Simone, e Cefa significa roccia, pietra. Cioè Paolo riconosce che nella comunità cristiana c'è uno che è solidità, roccia. E rimasi con lui 15 giorni. Dice: degli altri apostoli non vide nessuno, se non Giacomo. Quindi Paolo si è convertito con la rivelazione di Damasco, ma ha appreso chi è Gesù, l'insegnamento di Gesù, l'ha appreso da chi? Da Pietro, dagli altri apostoli. Certamente la grande rivelazione è stato il momento di Damasco, ma è stato questo contatto con gli apostoli. E lui ne dà l'esempio quando, nella lettera ai Corinzi, parlando dell'evento fondamentale della risurrezione, sentite come scrive: vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Gesù Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, quindi ai dodici. In seguito apparve più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo. Vedete che parla di eventi che nemmeno sono raccontati nei Vangeli. Nei Vangeli si c'è un cenno all'apparizione a Pietro in Luca, quando i due discepoli di Emmaus tornano
e nella comunità da cui erano partiti sentono subito che dicono: Signore è risorto ed è apparso a Cefa. Ma non si racconta l'apparizione a Pietro, né si racconta l'apparizione a Giacomo, né si racconta l'apparizione a 500 persone riunite insieme. Ecco, vedete, c'è una tradizione che si trasmette, e Paolo trasmette che cosa fa? Oltre che trasmettere, deve guidare le comunità dove ci sono problemi. Ci sono problemi, soprattutto la lettera ai Corinzi è piena di problemi. E Paolo li deve affrontare. E li affronta sulla base di che cosa? Di quello che gli è stato trasmesso. Il principio di soluzione dei problemi che ci dà Paolo è sempre Gesù. Non sono ragionamenti umani, sempre in riferimento a Gesù. Non possiamo toccare questo brano, che significherebbe vedere il Nuovo Testamento. Però ecco, per dire, la rivelazione viene trasmessa, il titolo del secondo capitolo, trasmissione della divina rivelazione. È una realtà molto complessa questa della trasmissione della divina rivelazione. Capite? Allora, c'è una realtà. L'Antico Testamento è già scritto e vissuto nella tradizione di Israele e celebrato. Il Nuovo Testamento si va formando lentamente. I primi scritti sono quelli di Paolo. I Vangeli, normalmente le date vengono più tardi. Marco si può pensare intorno al 70 o poco prima, Matteo, il Vangelo di Matteo e Luca, come ce l'abbiamo noi, intorno agli anni 80, fine 80, inizio 90, il Vangelo di Giovanni alla fine del primo secolo. E allora vedete che c'è stata tutta una lunga trasmissione in cui i Vangeli ci si presentano come sintesi, possiamo dire così. Man mano che la prima e la seconda generazione va scomparendo, si sente l'esigenza di raccogliere quello che veniva oralmente tramandato. Capite? Oralmente tramandato. Ecco, allora, la trasmissione implica questo aspetto, la trasmissione orale e la trasmissione scritta. L'ho ripetuto più volte perché voi sapete che questa è una questione che ci differenzia dal mondo protestante. Oggi le cose si sono chiarite anche con i nostri fratelli protestanti. Però Lutero, di fronte a certe affermazioni che venivano da, diciamo, le tradizioni con la lettera piccola nell'ambito della Chiesa Cattolica, in maniera particolare in quel tempo le indulgenze, si era trovato a disagio. Lutero è un uomo complesso, certamente un uomo intelligente, un uomo studioso, aveva studiato bene l'ebraico, il greco, e era innamorato della scrittura, e a un certo momento capì una cosa grande, che invece nella teologia scolastica del tempo e della trasmissione della scolastica al tempo del secolo XVI, con Lutero non si capiva un granché. Il termine, per esempio, che il Vangelo, nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio di fede in fede. Dove quel termine, nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio, la giustizia di Dio veniva interpretato in senso, soprattutto in senso di un Dio che giudica severamente e quindi punisce e premia e basta. E invece Lutero scoprì, con la grande rivelazione di Lutero, che quel termine giustizia di Dio, come del resto si uno legge l'Antico Testamento anche nella traduzione italiana, vede che questo termine giustizia è in parallelo quasi continuamente con il termine misericordia, con il termine perdono. Giustizia e misericordia sono sempre insieme, andate e imparate che cosa significa che io voglio non i sacrifici, ma giustizia e misericordia. La giustizia è il perdono, è l'amore di Dio. E allora, in questo contrasto, dinanzi alle indulgenze, Lutero disse: la salvezza viene dalla fede nella giustizia di Dio, cioè nella misericordia e nella bontà di Dio. Coglieva sul vero, ma non fu capito, e andò oltre negando quello che pure era una vera realtà della tradizione della Chiesa, cioè le indulgenze, come noi le accogliamo. E disse: bisogna accogliere solo la scrittura, la tradizione deve essere messa da parte, solo la scrittura, capite? Questa affermazione, solo la scrittura, solo la fede, solo Gesù Cristo.
lui insistette molto su questo aspetto, solo Gesù, ed è vero, è il Salvatore, solo la scrittura, e qui già non era più vero, perché insieme alla scrittura c'è tutta la tradizione della Chiesa che legge e interpreta la scrittura, solo la fede, certo, la fede, ma non solo la fede, ma la fede che poi ci fa operare nella vita, ci fa operare per mezzo della carità. E allora lì è sorto la contrapposizione, e Lutero fu condannato, e non ci si capì, si andò al Concilio di Trento, poi guidò la Chiesa e fece un concilio grande, splendido, che ha guidato la Chiesa, si può dire, per 4 secoli, fino al Vaticano II, però solo la scrittura per il tema che ci interessa, non la tradizione. Ecco, oggi nel mondo protestante c'è una revisione molto significativa di questo. Perché? Perché quegli studi biblici che sono sorti nel mondo protestante, in maniera in Germania, ci sono stati grandi studiosi di cui abbiamo fatto tesoro anche noi cattolici, ha messo proprio in evidenza che il primo dato è la tradizione, che i Vangeli sorgono nella tradizione, e quindi oggi questa opposizione è stemperata, possiamo dire così. Però c'è. Allora, un piccolo fattarello ma significativo. Quando fu all'inizio del Concilio presentato questo documento, voi sapete che il Concilio viene aperto nel 62, dopo 3 anni di preparazione, indetto da Giovanni XXIII il 25 gennaio del 58, pochi mesi dopo che era stato eletto, fu lungo 3 anni di preparazione, e nel 62 si aprì. Il primo documento presentato evidentemente era quello sulla rivelazione, che è il fondamento. Portava un titolo, ve lo dico in latino per capire bene, De fontibus revelationis, cioè le fonti della rivelazione. Capite che era un titolo polemico, e polemico nei confronti dei fratelli protestanti, perché si affermava che la rivelazione ha 2 fonti distinte, separate, in cui la trasmissione della rivelazione viene in parte nella scrittura e in parte nella tradizione, capite? Per fare un esempio, il canone, chi è che ci dice che questi sono i libri ispirati, no? I libri sacri, non altri, ci torneremo su questo tema, e non altri, ce lo dice la tradizione, si diceva. No, si diceva, ce lo dice la tradizione, e invece Lutero diceva no, la scrittura è interprete di se stessa, proprio perché la scrittura ci parla di Gesù e ci fa capire chi è Gesù, è interprete di se stessa e ci fa capire quali sono i libri canonici, i libri ispirati. Allora, quel titolo, De Fontibus Revelationis, era un titolo polemico, si andò alla votazione. Il regolamento del Vaticano II diceva che perché un documento potesse essere preso a base di discussione doveva avere 2/3 di sì, cioè che approvava quel documento per essere discusso. Ebbene, alla votazione non si arrivò ai 2/3, mancava poco, mancava un centinaio, poco più di voti. Giovanni XXIII capì che il clima teologico e il clima nell'ambito della riflessione teologica dei padri sinodali era cambiato, e quindi disse di rifare questo documento, no? Che non prese più il titolo De fontibus revelazione, le 2 fonti della rivelazione, come 2 realtà distinte, da una parte la scrittura e da una parte la tradizione, ma il titolo è Costituzione dommatica sulla divina rivelazione. Capite? Questo ci distingueva, e il Concilio in fondo che ci ha detto, andiamo a vedere come si esprime. Quindi abbiamo visto come si trasmette la rivelazione, si trasmette attraverso una realtà complessa, tipica, in qualche modo tipica delle società, in maniera simile, analogica della Chiesa, solo che nella Chiesa c'è una realtà di cui parleremo adesso, che insieme alla trasmissione della rivelazione c'è un insegnamento, un magistero che mi garantisce che la trasmissione è autentica.
Sentite come dice il testo, leggiamo questo brano, dice così, dice il paragrafo ottavo, nono, leggo due frasi. Questa tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro, sia con l'intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali. Capite? Cioè, la tradizione non è che approfondisce quello che è il dato originario. Il dato originario chi è? Gesù, la persona di Gesù, suo insegnamento, soprattutto morte e risurrezione. La comunità approfondisce, l'abbiamo accennato prima, che gli apostoli ebbero una comprensione nuova di Gesù e dei suoi, della sua vita dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E così nella celebrazione che si fa attraverso la storia della Chiesa, per esempio nella liturgia, si va sempre approfondendo di più quello che è il senso del dono che il Padre ci ha fatto, che ci ha mandato il Figlio suo. E dice così: la tradizione e la Sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente. Esse formano in un certo qual modo un tutt'uno e tendono allo stesso fine. Ecco perché io ho insistito che formano una unità. Prima l'aspetto della tradizione, della trasmissione, e con questo si congiunge poi la scrittura. Ma giustamente, bello, dice no, il testo della Dei Verbum, dice formano un tutt'uno e tendono alla stessa fine. E spiega: infatti la Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto consegnata per iscritto ed è ispirata dallo Spirito Santo. Quando la Sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio, affidando da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli e ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Capite? Quindi si trasmette. Però nella trasmissione, e lo sappiamo dalla storia, ci sono teste calde, teste balzane, ci sono le eresie. Allora, chi mi garantisce che questo testo scritto, la Bibbia ispirata, che accogliamo come rivelazione di Dio, chi mi garantisce che la tradizione della Chiesa, che si esprime in tante realtà che camminano con la vita stessa della Chiesa, è la vera rivelazione? Ecco, il testo ci dice che c'è, usiamo la parola tecnica, un magistero. C'è un riferimento. La Bibbia è data a tutti, la tradizione la vivono tutti. La Bibbia non è del clero, La Bibbia è di tutti. Ecco perché giustamente il Vaticano II ci ha detto: la Bibbia è in mano a tutti. Papa Giovanni lanciò l'idea: la Bibbia è in ogni famiglia. Non basta però averla nello scaffale dei libri, bisogna pigliarla in mano e leggerla, perché così si vive la vita della tradizione cristiana, si vive Gesù attraverso la sua parola. Allora, chi ne garantisce che la vita della Chiesa non traligna, non va fuori binari, che l'interpretazione della Scrittura è giusta e non è soltanto di una testa balzana? Chi me lo garantisce? Me lo garantisce coloro che sono stati messi, dice il testo del Concilio, come successore degli apostoli, perché illuminati dallo spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente conservino, fedelmente espongano e difendano la rivelazione tutta. Capite? Quindi il riferimento al magistero. E questo in qualche modo è quello che ci distingue dal mondo protestante.
mondo protestante, in qualche modo anche dal mondo ortodosso, ma meno, no? In maniera particolare dal mondo protestante, anche se, come vi dicevo prima, nel mondo protestante si va riacquisendo il senso della tradizione e quindi sta rispondendo, almeno da quel poco che posso leggere io, l'esigenza di un punto di riferimento, che speriamo che nel cammino ecumenico porti a, nel dialogo, no, a nuovi risultati. Ecco, vedete, quindi la trasmissione della divina rivelazione sta anche nelle nostre mani. Cari cristiani che mi ascoltate, sta nelle nostre mani. Cari fedeli della diocesi di Fano, interroghiamoci. Trasmettiamo la rivelazione? Chi è che trasmette che Gesù è il Signore, che Gesù è Cristo, che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è accanto a noi, che Gesù ci ama? Chi è che ci insegna a pregare? Perché questa è la rivelazione, eh? La rivelazione passa così. Deroghiamoci, le famiglie oggi trasmettono la fede, la rivelazione? Non so a Fano, ma più o meno so che è così. Io che affermo, faccio l'esperienza, me lo dicono i parroci, che quando arrivano i ragazzi per il catechismo della prima comunione non sanno nulla, nemmeno il segno della croce, nemmeno una preghiera. Lo dico con tanta amarezza, ma è vero, credo, più o meno per tutta Italia. Ecco perché cosa significa che la fede viene trasmessa, che la rivelazione viene trasmessa. Capite? Si trasmette leggendo la scrittura, certo, per questo ci sono questi corsi, ma si trasmette soprattutto con la vita della Chiesa. È nella vita della Chiesa, è nella celebrazione dell'Eucaristia che noi proclamiamo Gesù il Salvatore, il Signore, il Figlio di Dio, l'unico, tu solo il Santo, tu solo il Signore. Lì impariamo a conoscere che Gesù ci ha amato e ha detto: prendete, questo è il mio corpo dato per voi, è il mio sangue versato per voi per la nuova alleanza. Lì impariamo, lì apprendiamo che cos'è l'amore, lì apprendiamo che cos'è la carità. Così si trasmette la fede, così si trasmette la rivelazione, capite? Così un papà e una mamma che prende la manina del bambino e gli fa il segno della croce e gli indica magari Gesù crocifisso, e non avviene come diceva quel islamico, non faccio nome, che a vedere Gesù crocifisso i ragazzi si impauriscono. Non è vero, perché se nelle case si fa conoscere Gesù che ci ha amato e ci ha amato e ha dato la vita per noi, ameranno Gesù crocifisso, che è il centro, è il centro. Paolo dirà: non conosco che Gesù è Gesù crocifisso, e che Gesù crocifisso, perché la croce dopo la risurrezione ci ha fatto capire che cosa significa. La croce è un obbrobrio. Gesù mica voleva la croce. La croce è un obbrobrio, è uno scacco, è una fine miserabile. Ma rivela, dopo la risurrezione, ci fa capire che quella croce non è stato un caso. Quella croce risponde a un disegno, all'amore di Dio che ci ha donato il Figlio, all'amore di Gesù che ha detto: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, e Gesù l'ha fatto. Allora la croce diventa tutto, non possiamo mettere da parte la croce, dobbiamo amarla. Il crocifisso in casa è un segno della trasmissione della rivelazione, è un segno. La preghiera è un segno della trasmissione, la Bibbia, leggerla, è un segno della trasmissione della rivelazione. Ecco, e chiudo con queste parole, con un augurio, in mano la Bibbia e in mano la vita della Chiesa, come la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, ce la trasmette giorno per giorno.